Ciao a tutti, oggi prepareremo le ciambelline di frolla messinesi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, strutto, acqua, zucchero, ammoniaca per dolci, vanillina, sale, cannella in polvere e un tuorlo d'uovo per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo strutto ed azionare il bimby per 1 minuto e 30 secondi a velocità 3. Aggiungere la farina il sale, la vanillina, la cannella, l'ammoniaca per dolci ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 3. Aggiungere l'acqua ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso formeremo le nostre ciambelline. Prendere un pezzetto di impasto e formare un cordoncino di circa 12 cm. Lo spessore deve essere quanto quello di un dito. Chiudere formando le ciambelline. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con il tuorlo d'uovo e un cucchiaio di latte. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-18 minuti. Le ciambelline sono cotte, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia. Ciambelline di frolla messinesi. Grazie e alla prossima ricetta!